tranquilla, mentre i Granata vorrebbero una nuova vittoria che manca da troppo tempo. Bergamaschi a trazione anteriore con 3 punte, Ezio Rossi, tecnico torinista, risponde con una linea difensiva a 3 e punta su Capitan Fuser come playmaker in mezzo al campo. Per i primi 20 minuti succede ben poco in campo tra le due squadre che hanno impostato la partita giocando molto a centrocampo. C'è al 21esimo questa azione del Torino con tiro di Rizzato di sinistro che esce abbondantemente a lato. Si arriva al minuto 24 e l'Albino Leffe risponde con questa conclusione di sinistro di Possanzini a rientrare. Per il Torino il campanello d'allarme è infatti, dopo solo 30 secondi, i nerocelesti dell'Albino Leffe passano in vantaggio con questo super gol di Regonesi. È un tiro calciato di destro da fuori area con potenza che picchia sotto la traversa ed entra in rete. 1-0 per i bergamaschi. Il Torino cambia marcia nella ripresa anche per l'ingresso di Pinga al posto di Rizzato e dopo 2 minuti e 15 secondi pareggia con Fabbrini, pronto a concludere al volo un bellissimo assist proprio di Pinga. Ed è ancora il brasiliano che serve Tiribocchi per una conclusione di testa che costringe Acerbis ad una bella parata. Al 16esimo l'Albino Leffe di nuovo in vantaggio, fa tutto Bonazzi che controlla e poi serve Possanzini per il gol dell'ex. 2-1 per i bergamaschi. Al 19esimo Pinga ancora protagonista, questa volta direttamente su punizione, segna il 2-2 anche con la complicità del portiere Acerbis. 5 minuti dopo l'arbitro Giannoccaro assegna un calcio di rigore per questo presunto fallo su Raimondi, ma l'assistente gli segnala la regolarità dell'intervento. Per il Torino nel finale, gol annullato di Balzaretti per precedente fallo di mano di Tiribocchi ed espulsione dell'attaccante Granata.